Ad Ortona, per esempio, a distanza di alcune ore dai gravissimi incendi che domenica scorsa hanno devastato il patrimonio boschivo e danneggiato abitazioni, coltivazioni e attività produttive nelle località appunto di Ortona, interessata da ben tre fonti di fuoco, i carabinieri della locale compagnia hanno identificato l'autore che ha innescato l'incendio in località Torre Pizzis. Si tratta di un piccolo imprenditore agricolo di Ortona che domenica mattina stava bruciando i residui della potatura del suo oliveto. Le fiamme alimentate dalle forti folate di scirocco e dalle elevate temperature si sono propagate con violenza verso Santa Lucia e in rapida sequenza i Saraceni, per aggredire poi l'intera riserva dell'Acqua Bella e i ripetitori RAI e di telefonia mobile, fino a spingersi a San Donato, dove poi il fuoco a tarda serata è stato contenuto. I militari, grazie alla preziosa collaborazione dei residenti, hanno acquisito importanti dati investigativi che hanno accertato in maniera inconfutabile come l'origine del fronte del fuoco, partito da Torre Pizzis, fosse da imputare alla violazione delle normative sia nazionali e degli enti locali, che in estate vietano la bruciatura di sfalci e residui di potature in genere, cosa messa invece in atto dall'imprenditore agricolo sul suo oliveto. Benché l'uomo si fosse attrezzato con una piccola botte di acqua, con il sopraggiungere dello scirocco non è riuscito a gestire le fiamme, scatenando così lo spaventoso incendio che si è propagato rapidamente nella sottostante vallata, con lapilli che sono stati trasportati sempre più lontano dal forte vento, innescando incendi a effetto domino per alcuni chilometri che hanno interessato circa 30 ettari di terreno. L'imprenditore agricolo è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Chieti per il reato di incendio boschivo colposo, mentre le indagini proseguono allo stesso modo per accertare le cause degli altri due roghi che hanno interessato le località del Peticcio, e le immagini che stiamo vedendo si riferiscono all'intervento proprio di qualche giorno fa a Peticcio, ma ci sono stati anche incendi a Villa Grande e i restanti cinque incendi che hanno colpito i comuni di Fossacesi, Rocca San Giovanni, Mozzagrogna e Casalbordino. Su questi fronti appunto le indagini sono ancora in corso.